Ciao a tutti ragazzi, sono Akel, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo su Black Ops 3 per farvi vedere come ottenere armi nel mercato nero più spesso e quindi insomma avere più armi. Come sapete nel mercato nero ci sono lanci di fornimenti comune e raro. Per quello comune servono 10 criptochiavi, per quello raro 30. Quindi ragazzi, qui potete capire che il raro è molto meglio, inoltre vi assicura qualcosa di raro e inoltre potete trovare più cose rare o comunque qualcosa di leggenda o epico. Quello comune ragazzi prima era il meglio fra i due, ma ora per colpa di un aggiornamento che c'è stato tanto tempo fa altamente cagare, quindi non ve lo consiglio. Comunque io prima di questo famoso aggiornamento pigliavo sempre comuni e quindi faccio vedere l'armi che ho trovato nei comuni. Le Marshall le ho trovate nel comune, come la mazza e il tirapugni. Il che ragazzi è molto buono perché 10 criptochiavi si fanno in 3 partite o comunque facendo il contratto giornaliero. Però dopo questo aggiornamento appunto i comuni hanno iniziato proprio a fare schifo e i meglio sono i rari adesso. E prima era al contrario, i meglio erano i comuni e i rari facevano un po' più schifo e quindi era un po' uno spreco prendere un raro. Bisognava giocare di più per poi trovare qualcosa di merdoso. La domanda quindi che le persone fanno più spesso è questa: prendo un comune o un raro? Ragazzi, la mia risposta, che appunto è basata sull'esperienza che ho avuto, è quella di prendere il raro, sempre il raro. Innanzitutto perché ragazzi, io quando prendo il raro mi sento, anche se trovo qualcosa di più schifoso magari, mi sento meglio, anche perché ho faticato di più e quindi me lo sento più meritato. Poi ragazzi, ci sono anche i contratti, quello settimanale che dà 30 criptochiavi, quindi potete subito prendere un raro, e poi quello comune che ve ne dà 10, e quindi se non siete come me, ovvero che io spendo appena ce n'ho 10 solitamente li spendo, però se non siete come me, quindi siete molto meglio di me, tenete tutte le criptochiavi possibili che riuscite a accumulare e aprite sempre rari, possibilmente più di fila, perché aprendone di più vi dà più possibilità di trovare qualcosa di figo. Io prendo rari singolarmente e ho trovato queste armi. Diciamo più che altro ho trovato corpo a corpo, non tanto armi speciali. Comunque ho trovato la chiave inglese, il canto della furia, skull splitter e buzzcut. Raga, scusate ma nel video sbagliato, il buzzcut l'ho trovato in un comune, come vedete dall'immagine, e inoltre in un raro ho trovato l'R70 Ajax, che per chi non lo sapesse è quel mitraglione che ha i proiettili infiniti. Di corpo a corpo ce n'ho davvero tante e non ho speso nessun soldo. Quello che vi sconsiglio è appunto di spenderci i soldi, perché ragazzi, i COD durano un anno, quindi dubito che dopo un anno ritornerete sul gioco a provare le armi secondarie nuove. Per questo ragazzi c'è stata anche una protesta naturalmente non violenta, dove appunto le persone sono rifiutate di comprare i COD Points e hanno conservato criptochiavi fino a che non sono morte. Io ragazzi conosco uno youtuber che si chiama Merc Music, un americano che è arrivato a conservare fino a 1200 criptochiavi, e poi appunto quando sono usciti i rifornimenti nuovi, quindi con armi nuove, ha iniziato ad aprirli, ha trovato diciamo tutte le armi nuove, e questo è quello che vi consiglio: conservate ogni volta finché non esce diciamo un ammasso di armi nuove, in modo che avrete più fortuna e più possibilità di trovarle. Comunque capite che è molto meglio prendere un raro e non spenderci tanti soldi, perché ragazzi alla fine è un gioco, non è che vi cambia la vita se trovate un'arma in più, un'arma meno. Inoltre nel raro ho trovato anche questo, l'L4 Siege, che fa schifo raga, fa schifo davvero, perché serve due colpi per buttare giù un UAV o un contrattacco. Cioè ci sono quattro colpi in canna, quindi è una cosa buona perché sparate quattro colpi alla volta, però per ammazza uno raga dovete proprio sparargli nel viso, se no non muore, quindi non è tanto forte secondo me. Comunque ritorniamo al discorso prima, quello che vi consiglio è appunto comprare rari. Ora vi faccio vedere i rifornimenti recenti, che ok, premetto che il primo non è un granché, ho trovato solo l'ergo per il coltello, però come vedete in questo dopo ho trovato la chiave inglese, tema testa ruin giada che è epico, e poi la minaccia di nomad ti spezzo che è rara, quindi un raro, un leggenda, un epico in un raro. È molto buono ragazzi, nel comune queste cose non vi capiteranno quasi mai. Comunque giusto per sfatare il mito e non parlare a caso, apriamo un comune giusto per il video. Ho trovato lo whip. Ok raga, questo non ci è andato malissimo perché abbiamo trovato uno fra i gesti più fighi. Come vedete qui abbiamo avuto culo, ma non è sempre così, può capitare come in questo, credo sia. Sì, in questo ho trovato solo comuni di schifo, tutti e tre duplicati. E poi un'altra cosa che voglio trattare, ragazzi, è il fatto di aprirne di più. Cioè ora mi spiego meglio. Quando apriamo un raro, se siete a un livello alto come me, quindi 423 sono io e ho giocato 14 giorni, che è un casino al gioco, ogni volta che apro un comune almeno un duplicato solamente ce lo trovo. Ora no, perché ho avuto culo comunque. Di solito 3 quando ho proprio sfiga. Però ragazzi, questo non frutta niente di buono, perché ragazzi secondo me è meglio aprire un raro perché dà le criptochiavi bonus, e il massimo che vi può dare è 30 criptochiavi, il che significa che potete aprirne un altro, o comunque ve ne dà 20, il minimo mi pare che ve ne può dare è 3.
che mi è capitato spesso, cioè mi capita quasi sempre, perché la mia fortuna nei rifornimenti a volte è scarsa, però a volte è bellissima. Comunque ragazzi, se il video vi è piaciuto e vi è stato utile, vi prego di lasciare mi piace, iscrivetevi al mio canale se volete altri contenuti del genere, ditemi nei commenti se avete qualche dubbio, vi risponderò. E niente ragazzi, vi auguro una bella giornata e peace out!